sono contento del lavoro che è stato fatto fino adesso e sono contento di come questo gruppo sta diventando un gruppo vero e ha gran voglia di diventare una squadra. Stramaccioni non ha mai sbagliato un allenamento dal 3 agosto, non avevo assolutamente nessun dubbio. Tutti gli under che sono stati messi in campo hanno potenzialità pazzesche e insieme, con il lavoro e con tutto quello che serve, cresceranno ancora tanto. È stato un mese e mezzo, quello che è molto molto complicato. Lo staff ha sempre dovuto fare i salti mortali insieme allo staff medico per cercare di mettere a posto le varie difficoltà che ci sono state, ma la forza credo che venga dalla disponibilità da parte di tutti, del gruppo, dello staff, dei giocatori, dello staff, della società. Insomma, io credo che alla fine quello che conta è avere tutti un solo obiettivo: prima la squadra. Questo è proprio quello che noi ci diciamo, prima di tutto deve venire la squadra. Io gli ho detto, l'ho abbracciato, lo conosco da una vita, ci siamo solo detti buona stagione. Dai, sono scaramucce che succedono, ma non credo che ne abbiamo viste di peggio. L'importante è che entrambi siamo soddisfatti di quello che abbiamo visto e che entrambi abbiamo una buona idea di quello che è il proseguo, perché sarà un'annata sia per lui che per noi molto complicata. Fascia di capitano a parte, credo che fosse far gol è sempre un piacere. Ringrazio tutti i miei compagni, perché se un giocatore fa gol comunque c'è sempre lo zampino di chi calcia, chi spizza e tutto il resto, quindi sempre un piacere, sempre un'emozione. Poi al Benelli ancora di più. C'era il pubblico poi, quindi tutto sommato era più ricordarsi come fare che il distacco dal nostro pubblico. Oggi è andata così, adesso ci dicono che forse ci limiteranno di nuovo a porte chiuse, però vabbè, è stato un piacere, ci siamo divertiti e ha vinto lo sport.